Benvenuti nel nostro laboratorio. Oggi realizzeremo una cassettiera economica in USB. Potete scaricare il progetto andando su hfm2017.com. Per la realizzazione della struttura e dei cassetti ho utilizzato due pannelli USB da 15 mm, mentre per il fondo dei cassetti un pannello USB da 9 mm. Per la prima sezionatura grossolana ho utilizzato una sega da fondamento. Per i successivi tagli di precisione ho utilizzato il mio banco sega circolare da me realizzato e del quale pubblicherò successivamente un video. Qui vediamo il taglio delle sponde laterali dei cassetti. Ora si passa al taglio dei fondi dei cassetti USB spessore 9 mm. Ed ora il taglio dei listelli che fungeranno da guida per lo scorrimento dei cassetti. Ora vedremo la realizzazione del canale nel quale si andrà ad incastrare il fondo del cassetto. Per la fresata del canale ho eseguito tre passaggi sulla circolare. Una volta posizionato il registro fisso del banco sega nella posizione prestabilita, ho eseguito il primo taglio utilizzando una lima di spessore pari alla larghezza del canale stesso meno lo spessore della lama. Il secondo taglio è stato eseguito eliminando lo spessore e andando in appoggio diretto sul registro, la cui posizione non va assolutamente modificata in nessuna delle tre fresate. Ed infine, l'ultimo passaggio consente di eseguire una fresata tra le due precedentemente eseguite. La pulizia del canale è stata eseguita con l'ausilio di un semplice scalpello. Ecco l'incastro realizzato. Proseguo in modo analogo per tutti e cinque i cassetti. Per il corretto posizionamento delle guide sulla spalla della struttura, ho utilizzato degli listelli opportunamente sezionati. Procediamo quindi con l'incollaggio delle guide.
ed ora si passa ad assemblare la struttura. Ecco i due laterali e la parte retrostante. Il top. Ed infine il fondo della struttura. Ed ora si passa ad assemblare i cassetti, aiutandomi con delle morse angolari. Il fondo si incastra perfettamente all'interno delle fresate precedentemente eseguite. Ed ora incollo le guide laterali ai cassetti utilizzando una guida per il corretto posizionamento. Per la realizzazione delle maniglie ho utilizzato dei listelli opportunamente sagomati, di larghezza tale da consentire una maggior stabilità in fase di apertura e chiusura dei cassetti. Prima di procedere con l'incollaggio delle maniglie alla struttura del cassetto, le stesse sono state opportunamente levigate. Ed ora procedo all'incollaggio delle maniglie utilizzando delle dime per il corretto posizionamento. E per avere un risultato omogeneo sull'intera struttura. Oltre alla colla utilizzo delle viti aggiuntive per rinforzare il collegamento.
e la cassettiera è ultimata. Se il video vi è piaciuto, mettete like e soprattutto iscrivetevi per rimanere aggiornati sui prossimi progetti. Ciao dalla Epic Family Makers!